Ciao amici! Ciao! Ringrazio 30325 dell'iscrizione, grazie amico mio. Siamo 610, raga. Ciao amici! Bella sound alert! Ciao Simele, man! Ciao Marco Dran! Come stai? Ah, sono io! Allora, facciamo un po' di garette online e poi andiamo a fare la famosa Nürburgring. Ok. Ok. Quella Manuel, ciao amico mio, come stai, boss? Come stai, come stai? Ciao ragazzi, ciao ragazzi e ragazze, chiaramente. Bene, allora io sto così e così oggi, ti dico la verità. Sono un po' vecchietto, Manuel, e ogni tanto mi sveglio con la cervicale a manetta, che è questa cosa che ti fa star tutto rincoglionito nel cervello. Ecco, scusate la parolaccia, ma è la realtà. E quindi oggi ho saltato la gara del pomeriggio. Ciao Charder, amico mio! Ho saltato la gara del pomeriggio per... Ciao Lucas! Grandissimi, ciao amici miei! Ho saltato la gara del pomeriggio perché stavo de merda. Allora fammi fare questa, poi andiamo a vedere le livree. Ciao, 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 ciao amico mio. Ciao team. Ciao Diego. Bella lì raga, bella raga, tutto rego. Senti che roba. Oggi è venuto il mio amico Mino. Ciao amici. Uella, mitico Luigi. Grandissimi ragazzi. Allora andiamo un po' online. Oggi è venuto l'amico... Il mio amico calabrese, che comunque vabbè è una vita che è qui, è venuto praticamente oggi. Ciao Charder, grandissimo, e si è innamorato del mio volante, quindi penso che forse a breve l'amico Mino comprerà un bel volantozzo, non lo so però. Ciao grandi, come state? Lo sponsor. Allora ragazzi, abbiamo fatto un a parte il Marco Drums Ray Racing Team, io Charder, Bragali, Kevin, Loki, ho fatto con l'amico Diego il Motorsport Legend, ragazzi, ci penserà lui poi a organizzare tutto. Facciamo delle gare anche con questo nuovo Subaru, ma perché queste macchine senza le mie livree? Non capisco. La McLaren 772, ma io vado dentro con la McLaren, scusami. Allora probabilmente non avrò le gomme, ce le ho. Forse ho preso le macchine a noleggio. Potrebbe anche essere, ragazzi, potrebbe anche essere. Allora, come state, amici e amiche mie? Allora, probabilmente ci sarà l'automatico. Oh, la pista proprio che mi piace. Ok, c'è l'automatico, che bello. Ah,
Speriamo. Partiamo già che c'erano tutte le impostazioni per il mio amico che comunque è venuto a provarla e diciamo che non l'ho fatto correre col cambio manuale. Anche queste ho lasciato la... Sono con la McLaren, non so neanche le gomme che sto usando. Dai, vediamo di fare un tempozzo, ragazzi, visto che siamo un po' online. Dopo andiamo a vedere immediatamente le livree di Charger, amico mio, e andiamo anche a vedere... Speriamo, Diego, dai, facciamo un bel tempozzo. Volevo portare sempre quella famosa cosa dei giochi dell'Xbox e voi scegliete che gioco faccio, però ragazzi non funziona l'audio, non riesco a capire se è laggato che si è un po' rimambita o se OBS o Stream Elements che non mi vanno, quindi boh. Ciao ragazzi e ragazze, mitici, buona serata, siamo online. Con la McLaren, eh? Perché avrei preso una penalità? Gioco. Ve l'avevo già detto che questa pista la odio un po'. Ciao amici e amiche, come state ragazzi e ragazze? Benvenuti Marco Drums Games, se siete iscritti al canale grazie mille, se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale, dai ragazzi ci divertiamo insieme, poi portiamo anche Formula 1, Warzone e tanti altri giochi, eh. Ah, è vero, hai ragione. No, dai, mi ha dato la penalità che rimane anche questo giro. Ma sei un balordo. Grande Charger. Ma ci facciamo una bella garetta dopo online? Sarà una settimana che non ci facciamo una garetta. Ci sei? Io devi uscire stasera, amico mio. Ragazzi, poi andiamo a vedere le livree di Charger, che ogni volta che entro dentro in questo gioco, un giorno sì, un giorno no, ci sono due livree addirittura del mio amico Charger. Mamma mia. Che roba, grandissimo Charger. E poi sono sempre più belle le livree che fa il mio amico. Io questo gioco lo reputo... Oh, che bello Charger, dai. Facciamo come al solito il primo pezzo della live che corro io. Andiamo anche sul circuito Nürburgring. Subito dopo questa gara vado subito a vedere le livree. Perché ragazzi, io ho platinato il gioco, praticamente fatto il trofeo di 50 gare online. Grande Diego. È vero, mi decelerano perché vado troppo veloce. Hai ragione. Eccola qua. Penalità, dai. Campione, campionato dici Manuel, si può entrare in questo nuovo che stiamo facendo? Lo stiamo facendo io e Diego. Sì, avevo capito che dicevi così. Quell'altro era un disastro. Però ne stiamo facendo altri io e Diego. Esatto, se vuoi venire Manuel su quello nuovo ci saranno altri orari, altre forme di cosa. Di tutto, anche di MotoGP e giochi... Basta che c'è un gioco con le ruote. Ciao Loki! È arrivato Loki, il drift. Oh Loki, ieri sera non so se c'eri, ma ti abbiamo detto che potevi driftare anche con i trattori, eh? C'è una sorpresa per Loki! Charger, incredibile! Eh sì, amico mio, Charger ci ha sorprese per tutti! Scrivi tu, Manuel, perché sennò è... È un casino andare dietro a tutti quelli che devono
scrivigli tu così almeno riusciamo a organizzare qualcosa, visto che poi dopo questa è una cosa diversa dal nostro mega Marco Drums Game Racing Team che portiamo in live, è una cosa. Ma questo è nuovo Manuel. Me lo sono scordato, devo. Sì, perché poi tra l'altro manco lo segue l'amico. Ehi mio amico Charlie. È un altro campionato che organizza Diego, l'amico Diego, e. No, sta cercando. Allora, il discorso è che sta cercando di reclutare più gente possibile, no? E beh, Manuel, organizzalo tu, fatto da Dio, e tiriamo anche noi, cioè, campionati. Ciao Andrea! Purtroppo trovare gente affidabile che non ti sportella e. Sto cercando di farlo io qua con. Ciao Diego! Sto cercando, Manuel, di farlo io qui con il Marco Drums Game Racing Team, no? Infatti vedi che stiamo cercando di trovare un compromesso tra divertimento e sportività nei racing. E l'amico Diego ha fatto. Ciao Andrea, amico mio, mi sei mancato. E oggi, ragazzi, stavo malissimo con la testa, sinceramente. Assolutamente sì. Infatti l'idea è di oggi, quindi è una cosa che sto proponendo sul canale anch'io. E se non inizi a fare qualcosa per trovare gente, lo sto dicendo adesso. Il discorso è questo qua, non so niente io, ragazzi, perché io non organizzo campionati, nel senso, io faccio le live e quando volete giochiamo insieme sempre, quindi non c'è bisogno un campionato. Lo sta organizzando Diego, quindi si può entrare tutti quanti insieme nel suo gruppo, però deve ancora fare la parte di Facebook, deve fare il canale su Twitch, cioè l'idea di oggi, quindi era prima con altra gente che ha organizzato, perché non è mai stato Diego il capo, tranne forse il primo, ma erano anche un altri, quindi al primo loro campionato si sono sportellati tutti la prima curva, è stato un disastro, ragazzi, ha fatto un campionato disastro e come si dice, allora ha avuto la brillante idea di chiedere anche a me e va bene, io sono disposto a fare tante cose, basta che non intacchino le live, no ragazzi? E certamente quando noi entriamo nel suo campionato, nel nostro perché sono dentro anch'io, ma quando organizza tutto Diego, quindi ok, c'è la gara di coso, capito Loki? No, non credo che ci faccia niente sta settimana, anche perché prima di fare un campionato devono entrare almeno una quindicina di persone. Se già volete partecipare, entriamo per dire Manuel, Loki, io, Sharder, Andrea e tanti altri. Aspetta, cos'è successo? Grazie Loki che me lo dici, sai che non ho né Carla né Lord e né una cosa bella, orca miseria, limit tracciato per vedere, esatto, Andrea ha rinotto la. Andrea, grazie mille amico mio, un bel abbonamentino, sì, così si parte sabato sera. Grazie amico mio, grazie Andrea, davvero di cuore. E grande Andrea, grazie davvero. Io ragazzi sono uno streamer piccolo, quindi davvero vi ringrazio per quello che fate per sostenermi, che tra l'altro hanno anche abbassato le cifre di pagamento Twitch, si vede che si sono accorti che è troppo alta la soglia base prima di pagare, quindi grazie a Twitch che ci permette anche di stare tutti insieme. Grazie Andrea della sub, grazie mille amico mio. Ciao ragazzi, te lo meriti. Non so come ringraziarti la compagnia. Allora, non sai come ringraziarti, vieni dentro che ridiamo e scherziamo insieme. Già un ringraziamento che entrate, ragazzi, per me tutti e soprattutto non per mancare di rispetto a nessuno, ma chi mi fa le sub, ragazzi, io vi tengo tutti nel cuore, perché è un progetto che è nato
da gioco e sta diventando un bel progetto questo qua, di amicizia anche, ragazzi. Quindi la family chat la chiamiamo, dai, la nostra è una family chat. Bello family chat, ci sta. Allora, solo da Marco Drums Games ci sono dei termini, scala dai tre. No, attenzione Loki, stai cagando fuori dal vasetto, come si dice, No. I tre abbonamenti sono a parte, sono per la community, questo è il suo. No, bello mio, io mi faccio tanta fatica. Ah, grande Andrea. Adesso andiamo subito, perché io li voglio quei tre abbonamenti. Oh mio Dio, un altro avvertimento di penalità? No, per fortuna. Adesso in realtà... Certo. Beh, questo è quello del mio amico Andrea che mi fa a me. Questa è una cosa diversa. L'altro era una scommessa. E ne farò spesso di queste scommesse. Così almeno riusciamo anche, oltre a giocare un po' insieme, con giocare proprio fisicamente, ma riusciamo anche a giocare in chat, no? Se riesco a fare una cosa c'è un premio, quindi è una cosa fichissima. E se c'era la Giulia avrebbe già detto, vabbè, il nostro premio qual è? Nessuno, assolutamente nessuno. In retromarcia no, mamma mia, oh che bel giro questo qua, sti cacchi di cristallo. Infatti anch'io sto finendo il mese, porca miseria, occhio che sta finendo il mese, hai ragione, oh beh, ce ne manca ancora, Allora, adesso sicuramente la serata va così, perché... Allora, io voglio anche platinarlo sto gioco, quindi ogni volta farò una gara online. Che poi, tra l'altro, non ho capito perché non finisce. Perché non finisce sta gara? Quanti anni bisogna fare prima che parta? Fatemi capire. Il giro completo non è una passione. Allora, i giretti così, che imparo un po' il tracciato... amico mio, sono una cosa. Non ti sei registrato. Lo so amico mio, poi magari sbaglio l'ultima curva, devo rifare tutto da capo. Perché non mi sono registrato? Ma chi l'ha detto che non mi sono registrato? La guerra quotidiana? No, perché forse l'ho sbagliata. 21:40, sono entrato troppo tardi. Scusa, 21:30 è andata questa qua. Poi partecipi a casa con un'auto del garage. Vabbè, insomma, dai, raga, non ho capito perché non me l'ha dato, lo facciamo dopo. Allora, dai, sì, manda. Andiamo a vedere le mitiche auto e poi subito al Nürburgring e Nordschleife. Guarda che belli adesivi, Scharder, Goodyear, Krieger, Harst, Wi-Fi. Questo del Wi-Fi serve, eh? No Wi-Fi, bisogna scrivere. Hot Road, il gancio, Champions, bello questo qui, era vecchio questo qui. Questo qui giappo, molto bello, o cinese, credo, non so. Le fiamme, ci stanno le fiamme. Ok, allora, andiamo a vedere le me... Non ci credo! Guardate che meraviglia! No, non ci credo. Grande Andrea. Ammazza che li... Non ci credo! Guarda dietro gli artigli! No, Loki, hai il furgone più bello del pianeta, amico mio. No, grande Scharder. Rispetto, amico. Madonna. È vero, hai ragione, bellissima la nuova scritta Scharder Design, hai ragione. Mamma mia. Che cavolo di meraviglia sto furgoncino.
Loki ha il furgone più bello del pianeta, te lo giuro, lo voglio anch'io! Vado a driftare subito! che ridere! Vado a driftare subito, è bellissimo! Vai, vai, vai! Allora, questo forse... No, la Safety Car l'avevamo vista. Ah no, è questo, scusa, cacchio! Non... Il Dragon con la McLaren! Cattivissimo, hai ragione! hai ragione! Che cerchi da sballo! Poi anche va a cercare i cerchi, un sacco di gente ti dice che sei veramente bravo, ma davvero? Sì, assolutamente sì, Loki, dopo facciamo la lobby. Eurosport, Sharder Design, guarda che bella la scritta nuova! GR3 bellissimo, Dragon MDRT, quel drago lì è bellissimo, non so dove l'hai trovato amico mio, ma Fanatec ci sta, Eurosport, Scuderia Italia, Team Dragon MDR dietro, bravo, bravo, Scuderia Corse, bravissimo, bellissimo. Sì. Allora, io ho una paura ragazzi di mettere le livree, perché di solito mi si inchioda. Quindi ho paura di andare a mettere la livrea, ho migliorato qualche settore per noia. La Madonna, grandissimo. Allora, questa era la McLaren, io ho paura a scaricarlo ragazzi, perché mi si inchioda la live e poi devo spegnere la console. No, Sharder, scusami, le scarico la prossima volta e le metto e poi entro dentro. Perché poi tra l'altro, non te l'avevo detto Sharder, ma l'ultima volta mi si era inchiodata proprio la console anche senza streaming. Quando ho fatto... Sì, scusami, ma devo... El fuego, stai a casa! Uè, el fuego! Sto benissimo, el fuego! Ok, Sharder, scusami, ma la scarico... Allora, avete visto che livrea bellissima, Grazie, Sharder, grazie davvero. Comunque, il team Marco Drums Game Racing Team è di Marco Drums, Sharder Design e Bragali TV, Ok? Dopo c'è anche Andrea, c'è anche l'amico Loki... Ci siamo tutti dentro nel team. Allora, questo qui. No, amico mio, per fortuna, no, che peccato, che sono a casa a giocare, che a me piace un botto Brian a giocare, grandissimo Brian. Poi stasera l'amico Andrea mi ha fatto una bella sub, Brian, grandissimo Andrea, grazie. Ok, allora proviamo a farla vedere se magari per Bucio ce la faccio a farla, e dopo, perché l'altra volta siamo arrivati abbastanza buona, parto e subito il telefono, andiamo a vedere la dimostrazione. Ciao amore mio. Ecco qua, allora, quarta, quinta, scusate ragazzi, il telefono, sì, quarta, quinta, terza, qui, ok, lui quarta, tutta in quarta la fa, buona cena il fuego, scusa,
Buona cena. Terza. Qui è la parte della terza, vediamo. Proprio non... No, tiene la terza. Ah, butta la quarta però, eh. Ok. Allora, dovrebbe essere tutta la prima parte da quarta a quinta. Dopo fa la scalata. Dai, facciamolo perché mi sono già dimenticato. Allora. Carichissimo, amico mio. Quarta. Ah, più o meno carichissimo. Un po' scarichino. Vabbè, dai. Pensavo un po' meglio. Allora, dai. Oh Madonna. Ah, qui è di seconda. Scusate raga, un secondo solo. Allora, un sondaggio di cosa, raga? Allora, qua da quarta, eh? Ok. Ciao amici e amiche di Twitch. Qui comincia la terza. Ah, mio Dio. Ciao amici e amiche di Twitch, come state, ragazzi? Sarà più dura di quanto penso, eh? Molto più dura, più stretto amico mio. Ok, più stretto. Però non devo andare sui cordoli, ragazzi. Scuola guida Andrea stasera, dai, incitate ragazzi, Sharder, anche tu e gli altri, dai, forza Marco Dram. No, è meglio che non. Ok, no cordoli, eh. Ok, Sharderino, dai. Poi quando torni giochiamo. Eh sì, hai ragione, Nürburgring è... E farla correre. Sta macchina deve correre, ragazzi. Dai, ci siamo. Ci possiamo essere, ecco. Io invento le parole, perché il canale mio faccio quello che voglio. Dai. Deve scorrere, questa macchina deve scivolare, raga. Allora, io ho capito una cosa. Io lì
posso farla più veloce quella curva, così come ho fatto adesso. Però se la faccio così mi butto automaticamente fuori le due curve successive. Vero Andrea? È per quello che si decelera un po'. Non devo frenare, ma devo decelerare, assolutamente, perché ho visto che se quella la faccio a fuoco non riesco più a star dentro. Esatto, bravo. Grande Loki! È vero, hai ragione, deve scorrere sta macchina. No! Mi ha sgummato! Mi ha sgummato! Penso che era buono quel giro, eh! Vedendolo dal dentro, che io che sto guidando, penso che era buono. Dici? Mamma mia, Andrea, non dirvelo, ti prego! Lo so anch'io, ho visto anch'io che le velocità erano alte. Mamma mia, amico mio. Allora no, con TCS2 non va niente. No, l'1 va bene, ho sbagliato io, sono troppo largo e ho aperto troppo presto. TCS0 mi giro 46 volte. Non sono ancora adatto al TCS0. Anche se col TCS0, ragazzi, si va tantissimo più forte. Ma è partita così perché ho sbagliato io. Ho sbagliato io l'occhio. No, in seconda, dai. Vedi, tipo adesso. Era un giro perfetto. Ma che terza! Guarda, vedi? Se non acceleri troppo è... E poi? Sì. No, tranquillo, Loki. Anch'io ho pensato a volte di mettere TCS al 2 al 3, ma non è quello. È proprio un errorino di Marco Drums Games, amico Loki. Tranquillo che lo risolviamo. A volte basta un nulla per capire come fare bene una cosa e a volte ci vuole un po' di ore. Sì, infatti, grande Loki. Beh, sono tutte idee, ragazzi, ognuno di voi deve esprimere la propria idea, perché magari quello che vede uno non lo vede un altro. Io posso fare una curva magari in maniera diversa, invece di farla in quarta la faccio in terza, vado più veloce. Poi insomma ci sono, ognuno guida un po' in maniera diversa, no? Eh sì. Fai un bel video che dopo lo facciamo vedere, Loki, su una pista tipo Dragon Trail. Sì, se vai a farlo poi lo faccio vedere dopo, prima che giochiamo online, amico mio. Ma dai! No, non era buono questo giro qua comunque. Non era buono. Devo farla scivolare. Scivolare. Quel giro là, Andrea, era da oro davvero. Mamma mia. E qui ho preso dentro il cordolo e il giro è già andato. Qui quando esagero con l'acceleratore, poi fa così la macchina. Aspetta, che non ho letto, amico mio. Allora, nei tratti in quarta
inizia ad accelerare e tieniti sulla strada, ok. Ci proviamo Andrea. C'ho una mosca, ragazzi, che mi sta facendo diventare scemo. Per fortuna non è zanzara. Ah, la terza? Allora, tieni la terza, non mettere la seconda, va bene? Va bene, ragazzi, proviamoci, amici miei. L'ho presa un po' larga, eh. Ma dai! Il cordolino, non ci credo, raga. Il cordolino alla fine proprio. Incredibile. Dai. Rifamo. Forza drum. Drums. Un po' brutta, non bella, no bella. No bella. Oh, non riesco ad andare sotto all'1,49, eh? Lo trovo una cosa un po' brutta. Se vuoi, Andrea, che hai tempo, posso anche avviare il party, eh? Possiamo fare scuola guida come l'altro. Ciao, deciso! Facciamo il party solo io e te per... Ah, ho deciso, sto imparando a fare l'oro al Nürburgring, amico mio. Ok, amico, dai. Così almeno rendiamo la live proprio... rendiamo la live scuola guida drums. Allora, creo il party che adesso, ragazzi, lo faccio solo io e l'amico Andrea. Dopo quando... Ah no, forse non ci sei ancora, eh? Infatti, mi sa che non ti vedo online. Ah no, ci sei online. Che dico? Adesso l'ho fatto con l'amico Andrea. Ok, ragazzi, dopo, quando finiamo la scuola guida e giochiamo tutti insieme, possiamo tranquillamente fare il party insieme, eh? Ciao Andrea! Grandissimo. Allora Loki, no, vai tranquillo, aspetta un attimo, fammi parlare con Andrea, sennò poi diventa un bordello, magari l'eco, queste cose qua. Adesso
facciamo scuola guida, Loki. Dopo, quando giochiamo insieme, entriamo tutti in party, anche Charter, ok? Fammi fare sta cosa perché ho visto che funziona. Comunque, ho detto che è molto difficile star qui appresso nelle traiettorie, visto che comunque tutto si sta vedendo. È impossibile, quasi. Tu devi vederlo e dopo commentarmi cosa ho sbagliato, non in tempo. In tempo. Cioè io finisco, aspetto un attimo prima di ripartire e poi tu mi dici un po'. Perché allora, sinceramente, quella di prima che hai detto anche tu che era oro, secondo me era oro anche per me, ti dico la verità. Sì, era oro. Porca sì. Miseria. È solo che. Era benissimo, eri velocissimo. Ero velocissimo, ma sì. Schumacher. Sì, esatto, è Marco Drasley. Quella! Marco Drasley. Gianmarco! Dai che mi hai fatto sbagliare! Ma che cazzo, una volta che. No, no, adesso vedrai. Ciao Gianmarco, amico mio, come stai? Grande deciso? Non ho fatto niente. Vai tranquillo, no, no, sono stato io. Faccio tutto io, vai tranquillo. Oh, bene, bene, sono contento Marco. Allora, il consiglio che ti do all'inizio. Sì? Vedo una certa timidezza sull'acceleratore quando vai dalla quarta alla quinta, dalla quarta alla terza. Quarta, terza. Per esempio, proprio all'inizio che parti, che sei in quarta. Sì, sì, sì. Ecco, vedo che. Non schiaccio in fondo? Se non per me. Esatto, non schiacci in fondo. Allora, riproviamo. Ok, allora proviamo, ragazzi. Il fatto di arrivare alla quinta è di arrivare un po' più in là nell'area frenata. Gianmarco è deciso, stasera siamo. Oh. E poi è importante che le macchie non le scorsi. Non al massimo? Non arrivo al massimo? Non, no, 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 proprio devono essere precisi i cambi marce. È l'unico modo per farti perdere meglio i secondi importanti. Stasera Gianmarco Omega, scuola guida di Andrea, grandissimo Andrea che sta dietro a prestare attenzione. Ma no, no, abbiamo fatto dei. Di questo non l'ho presa male. Sì, però dopo. Guarda dopo. Esatto. Guarda dopo cosa succede però. Sì, allora. Ciao amici, amiche di Twitch. Prenderai il primo cordolo quando sei nel tratto di terza. Sì. Qui lo prenderai per forza perché comunque sia ad alta velocità. Sì, beh, ma un cordolino appena appena manetta che non mi porta fuori non è un problema. Infatti. È solo che è scivoloso, almeno non so se poi ho sbagliato la manovra che scivolo prima o. L'hai fatta bene in questo istante, l'ho visto prima. A domani forse o dopo. Oh ciao deciso, grazie mille che sei passato a salutare, grandissimo. Dai, quando vuoi sono qui, sai che. Se non vado in live perché non sto tanto bene a livello di cervicale, allora mi faccio una bella ronfata invece di star qui con voi. Però se no sono qua a divertirmi. Davvero? Beh sì, oggi è dura. Devo fare la live alle 3. Senta signor Marco Drams. Dico. Ma domani in live non ne farà su Formula 1? C'è la gara? Non so, non sono io la giornata sugli spot motoristici. No, no, Gianmarco grandissimo mi dice che domani non c'è la gara. Grazie Gianmarco, grandissimo. Per fortuna c'è Gianmarco che mi avverte. Quindi ti sì. Salvi da 75 giri. Sì, no? Esatto, mi salvo da 75 giri. Grande Gianmarco, grazie delle info. Che lui sempre sul pezzo, Che grande paziente che stai con me. Ma sai che mi diverto, ti dico la verità, mi diverto a fare 70 giri. Perché poi alla fine. La prossima è Francia, ok. Allora, sabato, domenica prossima ci smanettiamo con 70 giri di Francia. Sì, quel circuito ci sta pure a essere sotto corso, giusto? Sì, sì, sì. Ci sta. No, ma è bello come circuito, è bello anche, mi piace Francia. A me non piacciono tanto quelli, o troppo vicino al muro, tipo Spa, scusami, tipo San Marino, lì come cacchio si chiama, che non mi ricordo. Quello là è quello che c'hai dei muri, quello vecchio, sei di mezzo alle case, il casino. Sì. Monaco. Ah, vabbè, Monaco. Allora. Non mi dispiacerebbe vedere. Bravo, grazie. Grazie a Marco mi scrive anche le parole che non riesco a dire. Grande, va. Grazie a Marco. No, a me io lo odio. Grande Loki, ciao. Sì, anche Loki, grandissimo. No, no, io lo odio proprio perché non si può superare. È un circuito ridicolo fatto 70 anni fa per sponsor e è rimasto dentro.
secondo me. Voglio togliere Spa e lasciano Monaco, dai. Spa non si può togliere. No, Spa è una delle preferite. Vogliono toglierla, stavo leggendo su Formula 1. Sì, vogliono far sparire il Gran... C'era Prost o no, chi era quell'altro? Alesi, no, quello spagnolo che ha detto non togliere. Come si chiama quello spagnolo? Il pilota spagnolo, sì. Ma Alesi, no, sì, è uno di quelli vecchi ma che corre ancora adesso. Ah, il padre di Sainz. Cazzo, perché non mi vengono le parole? Alesi, Gian Alesi. Gian Alesi però è francese, no? Sì. Corre ancora, no? Sta correndo per la Alpine o roba del genere, boh, non credo. E non lo so perché vogliono toglierlo, stavo lì. Alonso, bravo. Alonso. Sì, perché Gian Alesi è andato in pensione, penso. Oh no, raga. Alonso. Sì, Alonso. Sì, Gian Alesi era fortissimo, raga. Trulli, madonna, che bravo. Era un italiano che ci stava. Fisichella, sì. Beh, era bravo però, a tutti lo prendevo per il culo, ma a me piaceva. Comunque era un italiano che era lì, Montoia. E ce n'erano tanti, Filippo Massa, dice il mitico Giancarlo. Quanti ce n'erano, ragazzi? Cioè, campioni, anche. Perché poi, alla fine, noi contiamo che magari non hai vinto il mondiale, però ragazzi, solo per stare in Formula 1 bisogna essere dei piloti con... Ma secondo me assume molta più importanza delle macchie del vecchio stampo come quelle che avevano loro. Madonna. Come avevano loro praticamente era un carro funebre. Sì. Carri funebri ambulanti, raga, La Tifi. Secondo me che erano molto più tutelati. Cioè non erano tutelati come ora. No. Cioè, per esempio il Lalo, tutte queste robe qua. Per me non stavano lì neanche a vedere la sabbiolina esterna, come fa le riunioni adesso tutte le volte. Leggevo che c'erano le riunioni, togliere la sabbia, mettere un pezzo di sabbia e asfalto. Un pezzo di ghiaia, sì, l'ho detto anch'io. Ghiaia, poi un pezzo di ghiaia, asfalto e ghiaia. Vogliono fare una roba del genere adesso. Perché dicono che con la ghiaia, quando vai fuori di traverso, è come se non c'è niente, è come se scivoli via. Un po' più stretto là. È un disastro qua. Se necessario usa un po' il freno, l'importante è che rimani in... E stavo leggendo che praticamente diceva è assurdo che lui diceva che vogliono togliere Spa e lasciare circuiti come Monaco, e lo diceva lui proprio, no? Ho letto sul gruppo, no, di Facebook. Sì, quindi Monaco, diciamo che è una bella gara soporifera. Il primo che parte, se non va fuori, non sbaglia o non sbatte da qualche parte, praticamente vince, non è che c'è tanto da superare lì. Oppure dicevano ci sono altri circuiti come gli ultimi che stanno facendo, che praticamente sono tutti uguali, anche quello non va bene. E per quello che Spa è assurdo che lo volevano togliere, però non so se è in discussione, se lo vogliono togliere davvero, non so niente. Stavo leggendo delle proposte. La leverei, sì, infatti. Charder, anche Charder dice che Monaco la leverebbe. Dimmi. Stavo leggendo delle proposte di Gran Premio, tipo quello turco. Sì. Mi fa un istituto, non è mica male, sembra bello che. Basta che non li poi li fanno tutti uguali, capito? Perché poi li fanno tutti. Quello di Miami, per dire, non ha alcun senso. Cioè che poi magari qualcuno possa anche piacergli, ci sta. Ma quella curva lì finale che è da prima, cos'è? Neanche i go-kart hanno una curva così schifosa, cioè sinceramente, parliamoci chiaro. Che cazzo di curva è? Chi è che se l'ha inventata quella curva lì? Non sta né in cielo né in terra. Oh, non riesco a farla io per quella curva lì. Mi piace come è tracciato, ma non riesco. Dimmi. Ma con là l'hai fatta molto bello 50, bravo. Non dirmi ste cose che poi vado a sbattere. Vai tranquillo. Ok, prendi la sinistra e devi usare tutta la pista. Bravissimo. Caspita, peccato, però 50 e 1. Meglio di Monaco. 50 e 1? Ok, allora 50 e 1. È vero, hai ragione, Charder. Ma io mi immaglio di Monaco, sì. Ma Monaco è bellissima, il tracciato e dov'è la location, ok, Monaco, perché
è l'unica al mondo, ci sono le barche, c'è qualcosa di fichissimo, va bene tutto. Però non è un circuito di adesso, nel senso, non è un circuito dove si possono fare sorpassi, il primo che parte è il primo che finisce. È quello il discorso, capito? No, aspetta, qui c'era un dibattito fino a qualche mese fa, ricordo, di Singapore, mi pare. Che poi alla fine l'hanno rimessa a posto perché le macchine saltavano tutte. Saltavano tutte. Basta l'infinita volta. Facile. Un po' come le cose. Ciao Axel, amico mio, come stai Axel? Grandissimo, come sta la mitica Kit? È un po' che non ci sentiamo io e la Kit. Oh, devo mandargli anche un messaggio, ho saputo che c'aveva un po' di febbre la mia amica. Caspita, mi sono dimenticato. Ma tu eri molto aggressivo e andava benissimo. Lo so. Più aggressivo se lo puoi. Ciao Axel, amico mio! Ma è troppo! Sto stringendo, secondo me comunque quel TC a uno di... Insomma, un po' fa, un'esperienza. Però ti dico la verità, amico mio, non c'ho... probabilmente sta un po' malino, povera Kit. Adesso voglio dopo gli mando un messaggio perché mi sono dimenticato. Sì, cioè, non stava tanto bene, ma un po' di febbre. Un po' di febbricola, però sai, uno quando c'ha la febbre non sta bene. Non ti viene niente. Ma non dirmela, tu devi vedere la parte finale! Non ci credo, ragazzi, mi viene da piangere. Lo so che era bella, ma è dopo il problema. La prima parte la stai facendo bene. Ascolta, ma fai così, quando arrivi in quella curva prima del tratto in testa? Sì. Perché non switchi quanta testa e la lasci scivolare? Proviamo. Cioè, tu dici che è meglio farla scivolare piuttosto che accelerare? Vabbè, ciao amici! Appena gli odi. Allora, scuola guida... Oh, grande Loki, mi piacciono le sorpresine. Scuola guida di Andrea, chi è in vocale? Andrea, il mitico Andrea. Scrivi Andrea così e almeno Axel vede chi sei. Ciao, allora, Axel, piacerissimo. Andrea è il moderatore della Kit, Axel. Grandissimo, bravissimo fra l'altro. Stiamo facendo scuola guida, Axel, perché c'è in ballo una come si chiama? Te lo spiego io, ti dai, concentro. Vai, bravissimo, perché sto andando fuori. vai, parla che io mi concentro. In poche parole gli ho lanciato una sfida che non ha potuto rifiutare. Ha detto il signor Andresonis, che sono io, guarda che se tu fai un bel nuovo di oro, oltre i 5 milioni che ti darà il gioco, riceverai 3 sub da me. E quindi lui l'ha presa così seriamente che ora lo ritrovi qua in live a fare tutte le prove. Bravo! Perché voglio le 3 sub! Grandissimo Andrea. No, anche perché poi è divertente, ragazzi, ha capito, grande Axe. Temponi a palate. Ehi, dimmi Shadow. No, l'ho letta adesso, no. No, ma ragazzi, guarda, io mi sono fissato con questa pista, scuola guida è un parolone. Una bella scuola guida. La conosco molto bene, ormai la conosco benissimo. Eh sì, amico mio. Non è facile, sai, perché sono tipo 12 gare prima di fare la... Giusto, Andrea? 12 gare, 12 pezzi di circuito? 12 settori. 11. Sono 11 settori, Axel, e devi farli tutti a oro, tutti così, guarda che roba, 50 e 100, mi sono migliorato un pelo da prima. Un pelo proprio, un pelino. Ok. Oh, figlia porta a casa, stai sicuramente migliorando in certi tangenti. La macchina deve scivolare, ragazzi. Eh sì.
sì, allora poi che cosa ho capito di questa macchina? E questo l'ho capito però in questi giorni, pensa ancora a quanto c'ho da lavorare su quella macchina. Questa macchina, quando tu fai seconda terza, ti parte proprio come un raggio. In certi rettilini, infatti quando fare il giro completo ti servirà, e sarà necessario che tu switchi magari quando parte a 12 giri. Sì. La seconda e poi riparti subito in terza. Perché va giù troppo di giri, sto facendo il trucchetto, lui riprende subito i giri? Sì, sì. 50-100, dai, ci siamo, sono più o meno come prima adesso. Ok. Sì, insomma, più o meno. Sì, faccio giri uguali. Io devo migliorarmi, non fare gli stessi giri identici quasi. Guarda, secondo me è una grandissima sfida, è una delle sfide più difficili del gioco. Sì. Secondo me è una delle più, cioè la più difficile in assoluto. E la seconda è sicuramente quella dello sterrato, quella pista sterrato che ti dà comunque 5 milioni se ce la fai. Sì. Da 5 milioni ne compri di macchina. Alla fine tu hai finito la collezione, vero? Ne mancano 3, devo aspettare che escano. I soldi, c'ho 20 milioni, dovrei già riuscire a... sì. Sempre lì. Aspetta. Scusa un attimo, intanto che... Allora, questo scemonito fa terza, quarta. Sto vedendo... Quarta piena, quinta piena. E come lo faccio io? Vedi, qua va il... Adesso frena. Come il suo tacchino, come devo dire. L'acceleratore è fluido, quindi devi attenti all'inizio. In area di frenata, cerca di frenare all'ultimo. Ok, Axe, sì, ce l'ho l'uno il TCS. 4, 3. Ma è la velocità, vedi, lui entra per dire 150, io entro 132 e già lì ti va via l'oro, capisci? È solo una questione di quanto vedi, fa. Vedi che ha fatto qua, quanta forza. La curva. Aspetta che devo rifarlo. Devo rivederlo, raga. Allora, primo. Devo rivederlo un secondo. Axel, che tempo è fatto? Quarta. Per capire che tu l'abbia finita e abbia avuto l'oro. Quarta. Ti ha tolto tutto il piede, poi lo riapre. Guarda, io domani per esempio non ho un cavolo da fare, cioè dovrei fare delle cose, delle commissioni per essere a casa. Quindi invitami a fare, ci rivedi. Vabbè, certo, anche le traiettorie portano un botto, sì. Però non credo di essere fuori traiettoria, credo proprio che da situazione, secondo me, da dentro, poi chiaramente mi sto facendo dare una mano anche ad Andrea, a parte che lui ha fatto dei tempi della Madonna. Ma lui è un secondo in avanti comunque. Io sono un secondo avanti, voi vedete un secondo più indietro. No, dico che la prova, la dimostrazione. Ah, e infatti, perché poi fa così? È a 48. Figa, 48 ha fatto? La Madonna, che esagerazione, ma perché fa? Senti un po', ma ti potrebbe aiutare a mettere il fantasma nella dimostrazione? No, il fantasma mi tira scemo. Ma in tutti i giochi, No, il fantasma mi tira scemo. I colori mi piacciono. Non sarà una livrea che Sciarderino vuol fare Andrea? Incredibile! Perché porta fortuna. Ciao Giulia! E poi mi piace. Amica mia! Dimmi quanti colori devo mettere. Quelli che ti piacciono. Il verde, il marrone per dire. Il blu, il bianco. Esatto, verde, blu, bianco. Beh, non metterli di troppi, sennò povero ragazzo me lo fai diventare male. E marroncino, questa è una info. Ciao!
la mitica moderatrice è arrivata. Ciao Giulia. Ma sei Giulia? Sì. Ciao, Giulia. Grandissima. Benvenuta. Sbienvenuta. Guarda un 52, bella lì, dai, giro sempre uguale, cazzarola. Axe, grazie per il complimento. Ciao Giulia. Oh, anch'io ti faccio i complimenti, Giulia, non mi ringrazi mai a me, che cavoli. Che cavolini di Bruxelles sono questi qua. Ciao, bellissima moderatrice, amica mia, e non frega niente. Axel ti ha detto una cosa e subito grazie, amico mio. Allora, vediamo se riusciamo a fare qualcosa di concreto. Questa mi piace come l'iniziata. Deve piacermi anche come finisce, però. Bravo, questa mi piace, aspetta un po'. Sì, va bene. No, ma vai a quel paese. Ciao player, amico mio, come stai? Io tutto bene, un po' di calore, c'ho due ventilatori addosso, ma va bene. Ciao Lord. Grande Lord, anche Lord c'è, non l'ho visto entrare Lord. Oh, amico mio, anche player, oh ragazzi, siamo tutti stasera, che bello. Zeta Rob, ciao, grandissimo, come stai? La Roberta, ragazzi, è un po' che non la vedo, la mitica Roby. Davvero, ancora su il fumo. Io tutto bene, un po' di calore e oggi un po' mi gira la testa, infatti è anche per quello forse sto sbagliando così tanto, perché alla normalità dovrei aver già incominciato a fare qualcosa di meglio, però probabilmente riscatto qualche baby. Cazzo, ho finito l'acqua adesso, no, non farlo. Pettina. Ho finito proprio l'acqua. Pettina. È Andrea, la Giulia ha detto, gli ha salutato un'altra persona, è Andrea, amica mia. Ciao Giulia. Ma porca, cosa ne pensi? Aspetta un attimo, cos'è che mi ha scritto un amico player? Con però c'è fresco. Mi ha regalato la prima sub. Sai cos'è il corsivo? Sì, è una ragazza che secondo me è stata intelligente a fare un pacco di soldi per una stronzata. Però non so se è una lingua davvero che esiste. Esiste. Come che la verità che sta passando di moda? Sì, ma no, sono quelle cose che nascono, diventano e poi dopo. Ma penso che è un dialetto quello lì, però, credo. Non se l'ha inventata di da zero. Perché vedevo che c'è. Come cacchio si chiama? C'è Con e l'altro. Avete presente quelli che facevano quel programma che faceva ridere su Italia 1, comunque io lo vedevo su Sky, quei due lì che prendevano la gente in giro, uno si chiamava Ceccone e l'altro non mi ricordo come si chiamava, che dicevano perdi l'occhio, paghi da bere, non vi ricordate chi erano quei due lì, raga? Non so spiegarvi meglio, aspetta fammi vedere se lo becco su internet. C'erano loro due che praticamente cioè loro dicevano anche che esiste sta lingua qua, no? E stavano spiegando a sta ragazza come parlare. Vabbè, al tempo c'era anche l'alfabeto farfallino, roba qua, no? Infatti. Cioè, alla fine non è una novità quella che è successa in questa moda temporanea, no? Non riesco a beccare come si chiama. Sì, infatti. Te lo ricordi, Giulia? Come cavolo si chiamava? Faceva troppo ridere. Che diceva un troppo ridere, perdi l'occhio, paghi da bere. Minchia, mi faceva troppo ridere quei due lì. Uno era Ceccon e l'altro non so. Uno era veneto e l'altro mi sembra che era piemontese o genovese. Uno dei due. Facevano sto. Hai presente tipo quelli che fanno le stupidate e ci si mette a ridere, no? Quelli che finivano in acqua per dire queste cose qua. C'era sto programma che era. Che secondo me un paio di anni fa, minimo, anche di più forse.
prima, no, più prima del Covid, togliete, 5-6 anni fa. Ah, lì era l'entrato tantissimo. Sì, no, qua messo la terza. No, qua ho fatto un disastro. Qui ho fatto un disastro, amico mio. Scusa, ma visto che sta scendendo il giro della macchina, perché trovi. Perché non provi a fare seconda, terza subito così riparte? Perché non me lo ricordo. Però lascia farlo, dai. Oh. Lord, amico mio, saluti tutti tranne me, grande Lord. No, in realtà non ho visto. Sono talmente impegnato, Lord, a fare questo. Facendo di preciso. Allora, sono le prove, le esperienze sul circuito, no? Devi far tutto perfettamente. Scusa Giulia, sai che sono impegnato. Devi far tutto ad oro. Oro vuol dire che devo fare meno di 49,6. E fare meno di 49,6 con le macchine che ti dicono loro è difficile, perché magari te io non mi trovo con la M6. La macchina di Andrea è la M6 e lui ama tutte le BMW. Io faccio un po' di fatica, vi dico la verità, con le BMW, anche se questa la sto imparando ad apprezzare, però se vi devo dire la verità non è la mia macchina la BMW, perché va fatta scivolare, come dice Andrea. No, Andrea, la BMW va da scivolare, io non so da scivolare. Io sono da prendi. La sua marcia di riferimento alla testa, da quanto ho capito. Vero? La marcia di ripartenza è la testa, non è la seconda. Ci vede che c'ha il cambio un po' altino, o un po' bassina la terza. Sì, che riesce a riprendere. Arriva a 276 di terza. Ah, ok. Non è velocissimo. Ah. Allora adesso ragazzi lo facciamo ancora un po' di volte e poi andiamo a giocare insieme. Chi vuole giocare insieme a noi? Ciao amici e amiche di Twitch, iscrivetevi al canale. Comunque io ringrazio l'amico 30325 che si è iscritto e siamo a 610, grandissimo Stream Element. Comunque guardiamo il lato positivo di tutto. Io? Cosa vuol dire io? Loki ha scritto io, cosa vuol dire io? Non so. La 4, la Peugeot VGT, la Peugeot, la 4C è bella, mi trovo abbastanza, però diciamo che io sono più da... mamma mia questa curva. Sono più da... mi piace la McLaren, mi piace la NSX e mi piace la Subaru. E anche la Beetle, peccato che non ha tanta velocità la Beetle, però nelle curve tiene di brutto la Beetle. Ah, ok, scusami. Scusami Loki, avevo chiesto io, poi ha scritto io e io intendevo chi gioca, lui ha scritto io e non l'avevo capito. Mi sono dimenticato che domanda avevo fatto, Loki, scusa, sì. Ok. Anche Sharder, chiaramente. Tu Andrea giochi un po' o dopo. Orca loca! No, ragazzi. Non ci siamo proprio. Mi sa che mi sono deconcentrato al massimo. Colpa d'Alfredo. Questo Alfredo qua che ci. Oh, qualcuno. La Giulia che fa un po' di sport. Il posteriore l'hai impostato. Ah. Sì, a 3. Meno 3. No, scusa. 3 posteriore. Sì. Allora Giulia, adesso fammi concentrare ancora un paio di volte, poi se vuoi possiamo fare il giochino di indovinare le canzoni, fischietto le canzoni e indovinate le canzoni che fischietto, dai raga, ti era piaciuto l'altra volta quando c'era la Roberta, ma la Roberta non entra più, avete visto ragazzi, caspita, le ho scritto anche in privato, non mi ha neanche risposto, chissà cosa succede, forse è andata in ferie, boh. Allora, Sharder chiede il nome dei colori e come ti chiami, che deve scriverlo sulla livrea. R se vuoi quello lì o se vuoi Andrea, quello che vuoi tu. No, dai, voglio il mio nome. Dai, R quella lì sì, è bello, ma... Facciamo la punto onis, dai. Allora, il nome dei colori, ok.
Ma nel senso che devo andare a guardare le palette? No, scriviglielo, perché non ha capito prima quando avevi detto i colori. Scrivilo in chat, bianco, blu, marrone. E poi gli scrivi quello che. Scrivili proprio nella chat il nome giusto che vuoi. Perché può anche scrivere il tuo nome R43 come sei da gara, può fare anche quello. Basta che gli scrivi, lui ti scrive come. Infatti. Non lo so. Boh. Magari non entrerà più. C'era anche un altro ragazzo che entrava sempre nelle live e poi è sparito. Non capisco. Capita, sia periodi. Poi magari rientrano, sono incasinati o non hanno tempo e. Però almeno non togliete il follower, ragazzi, lasciatemelo. Cioè, uscite. Sì, l'ha tolto. Quel ragazzo là l'ha tolto. Come fai a togliere il follower? Penso che sia dis. Infatti, ma si è. Come si dice? Ha tolto proprio l'account. Ha disattivato l'account. Addirittura. Sì. Quel ragazzo là, non mi ricordo chi era. Sì. Madonna. Infatti mi sono trovato uno in meno e poi ho visto e non c'era più quello lì che entrava sempre. Che tra l'altro lo conoscete anche voi, quindi. Non mi ricordo più però come si chiama, se no vabbè lo dicevo, tanto ormai non entro più. Sotto di un macello, ma penso che ti. Ma penso che ti hanno fatto. Non penso che. No, beh, quello là sì perché ha tolto. Se tu disattivi l'account, proprio lo chiudi, elimini il tuo account, praticamente tutto quello che ha attaccato te viene. Lo eliminano. Sì. Succede così con Twitch, non è che te lo lascia lo stesso, no, viene eliminato. Purtroppo è così. Infatti c'era. No, niente, dobbiamo fare online, ragazzi, perché questa sera. Ma scusa, Marco, ma quanto hai di. Non me lo ricordo, Giuli. Voi che vi ricordate tutto, era sempre dentro tutti i giorni con noi. Allora, ritorno di forza stesso, quanto hai? Non lo so, è bello però, mi trovo bene, adesso te lo dico. No, perché io sto 1-1. Oh, porca loca. Allora, esci, tanto non ce la facciamo oggi. Allora, ritorno di forza e opzioni. Controller. Controller, sì. No, ritorno di forza e impostazione volante. No, non c'entra niente forse. No, qui ti fa vedere il freno e tutto il resto. Questo non l'ho mai fatto. No? Qui ho sgamato che praticamente. C'è il G29. Sì. 923. Appunto. Però è questo, vedi. È Logitech G29 e G923. Vedi che c'è proprio scritto G29 e G923. È lo stesso. Vero. Dopo quando entro impostazioni qui praticamente ti fa vedere la frizione. Prima di entrare in un settore, diciamo. Vedi che è meno 1,9? L'ho tirato su io la calibrazione dei pedali perché praticamente quando toccavo appena appena solo anche appoggiare il piede sul freno mi frenava. Cioè. Dov'è che si fa quella roba lì? No, si sminchiano i joystick, no? A furia di dargli le legnate. Poi magari il tastino dietro si sminchia un po' e tu gli dai la zona morta, come c'è in assetto corsa, no? Se tu vai in assetto corsa addirittura, là è fantastico la zona morta. Puoi dargli proprio tutte le zone morte, quelle anche del volante, destra, sinistra, il punto in mezzo, tutte le zone morte, perché se ti si sminchia un po' il volante cosa fai? Capito? Allora tu gli dici, non partire subito, parti. Quando è girato di 3 gradi, da lì parti l'1, no? E tutto quello che viene prima, perché magari c'è il volante un po' scassato, non lo calcoli. E quindi tu puoi regolare il volante che se non è. La cosa stranissima, un po' fastidiosa, è che ogni volta che tu prendi una macchina diversa devi impostare i gradi giusti per il volante. Assetto corsa è così. Quello è fastidioso. Assetto corsa devi correre sempre con la stessa, cioè non c'è poco da fare. Assetto corsa è. Dici? Sì, assetto corsa tu devi. Guarda, devi trovarti una macchina e. Se vuoi ti metto una foto su. Mettila nel del coso Discord. Anche. Discord, sì. Sì, una foto che ho comprato su un altro Discord. No, non è lui.
Non è Giulia e Ailes Gacy, ogni tanto hai tratto ancora un paio di volte. Un bel motore per la Nissan. Ok, lì ci sta. Sì, 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 sì. Poi Sharder, fai pure la lobby, eh. Ciao amici e amiche di Twitch. Se non siete iscritti al canale, iscrivetevi immediatamente, ragazzi. Ragazze, ragazze, ragazze. Allora, questa è una foto, mi piace. Una foto di Loki. Chissà come si chiama quella trasmissione lì, ragazzi. Va che bella. Con la macchina di Sharder e il furgoncino drift di Loki, ragazzi. Adesso andiamo a vedere il suo video, andiamo a vedere. Guardate che roba, guardate che bello il furgoncino di Loki, incredibile. Sharder Design è il migliore, eh. Guarda Giulia, guarda il furgoncino che ha fatto Sharder Design a Loki. Dai, ragazzi, è fantastico. Anche i cerchioni sono bellissimi. Che figo. Ok. Marco, ti ho mandato una foto su Discord, sì? Quando di toccare Assetto Corsa, di trovare queste immagini qui che ti consiglio caldamente di salvare sul tuo cellulare. Allora, è troppo bravo. Sì, 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 sì. Il più tamarro del mondo. Ah, orca miseria. Bello. È un'immagine questa? No, è un testo. Ok, devo salvarlo in un testo e faccio un'immagine. Allora, grazie, grazie, grazie Andrea. Allora, vediamo il drift di Loki, ragazzi, e poi andiamo online, eh? Mm-hmm. Ciao amici e amiche di Twitch, come state? Prima di tutto, fa un caldozzo, ragazzi, che fa paura, eh? Un caldozzozzozzo. Si dice caldozzozzozzo? No, ma io faccio quello che voglio. Non c'è neanche nessuno che mi porta da bere, quindi mi sa che devo, mentre c'è il replay di Loki, ragazzi, vado a prendere da bere, così potete anche farmi bere ogni tanto, eh? Arrivo subito, raga, eh? Intanto guardate il replay di Loki. Andrea, arrivo subito. Stranger Things, senza, esatto, con gli artigli dentro e senza il furgoncino di quella di Stranger Things. Bravo, bravo, Jerry. Oh, guardatevi un attimo il replay, arrivo subito, raga, eh? Eccomi! Grande Loki! Sì, sì, sì. Lord, stavamo parlando ieri quando ho fatto Farming Simulator. Mi sa che l'amico Loki riesce a driftare anche col trattore, eh? Grande, grande Giulio. Allora, ragazzi, a me fa troppo ridere. Loki quando drifta col furgoncino. Ragazzi, davvero, è una cosa che a me fa morire davvero da ridere. Incredibile. Che poi tra l'altro se lo prendo io sto furgoncino non va niente, fa 40 all'ora e non si muove, non riesco proprio a capire come fa. Una domanda. Ma Loki, ma lo fai col volante? O col controllo? Ovvio, il trattore è facilissimo. Ah, Loki. Adesso vediamo quando risponde. Lo fai col volante o con il controller, Loki? No, perché se lo fai col volante sei un mostro. Un monster! No, e allora la domanda era... Questo drift, cioè quando drifti col volante, con il guidon di moto, o col controller?
aspettiamo la risposta. Bello di coso. Ti piace macchinari veri che ti ho mandato? Sì, sì, sì. Ma eri su Farming, eri? Sì, amico mio, te l'ho anche scritto e tu non mi hai cagato. Sto cercando di farlo col volante, ma auto più stabili. Quindi praticamente lo sto facendo con il pad adesso. Vabbè, comunque, mastro drittatore del team a mani basse. Sì, 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 sì. Sì, direi proprio di sì. Allora, abbiamo... Voi dovete giocare adesso? Sì, sta andando in live. Cioè, scusami. Dai, allora, mi resta a guardare online. Qua dalla chat, va bene? Bello, 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 allora. Grandissimo, grandissimo. Grazie. Ma se vuoi rimanere in party, rimani, come vuoi tu, come vuoi tu. Ah, sì, dai, un altro po'. Dai, poi dopo quando vuoi... Dai, bene, 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 bene. Allora, aspetta che invito... Era giusto per non disturbare. No, non disturbi mai, vai tranquillo. No, a me non mi disturba mai nessuno. Mi disturbano solo le bollette quando sono da pagare. Che cavolo. Partino. Sì. Sì, sì, allora, aspetta un attimo. Uè, Albu! Vuoi giocare? Grandissimo Kevin. Allora, devo cercarvi. Quindi, one second please. Non vedete il mio audio, ma sentirete solo la voce. Ok, allora. No, domani, ok, grande, grande Kevin. Allora, rimani con noi che ci divertiamo, eh. Perché non ti trovo nel party, amico Loki? Ciao ragazzi, mitici e mitiche, adesso andiamo un po' a giocare online, eh? Allora, Loki, non ti trovo. Mamma mia, come sei Loki, che non mi ricordo più come ti devo cercare? Ma chi è sto qui? Loki... Dai, scrivi Rocky così vedo il tuo nick. 4708. Ok. Non c'è nessun giocatore. Ah no, perché c'è la I normale e non la K, scusami. Ah. Eccoti. Ok, amici, andiamo a fare un po' di online con gli amici, eh. Amici, andiamo a fare online con gli amici. Non vedo stanze, Sharderino. Bella Rocky! Ehi, mio amico Loki! La sta creando, grande Sharderino. Ciao amici e amiche, eh? Giochiamo un po' online, Gran Turismo 7. Mi raccomando di seguire il canale perché porto anche Formula 1 e tanti altri giochi, eh? No, sì, ieri sera ho fatto Farming Simulator, Andrea, non c'avevo proprio... Non so se sei entrato ieri sera, Andrea. Sì, 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 sono ok. Entrato. Perché stavo facendo le cose col trattore. Solo che poi avevo altre cose, quindi... Sì, no, non mi ricordo, che non mi ricordo niente io, quindi non... ho fatto un po' di roba al trattore. Ma, buongiorno! Bella, Loki! Ti sento a sprazzi. Io non ho sentito però te, Loki. Com'è possibile? Ah, adesso si sente, eh. Sì, si sentiva strano. Sentiamo doppio, però. Orca miseria. Parte con la roba del doppio, le robe strane. Come si sente, Giulia? Non riesco a capire, ragazzi, perché fa ste cose qua, eh. Kevin è entrato e dopo 10 minuti si è addormentato. Hai il volume del microfono troppo alto o qualcosa del genere? Potrebbe essere. Prova a parlare, Loki. Come mi si sente? Alto. Aspetta. Abbassalo un po', amico mio. Ok, vediamo un attimo se l'amico Sharder ha già creato... Creata, ragazzi. Ok, si sente bene, perfetto. Ok, Sharder. Se vuoi entra nel party, Sharder, eh. Ho fatto il party e ti ho invitato. Così? Io li sento bene, perfetto. Ma io adesso ti sento molto meglio, sinceramente, eh. Però non lo so se hai fatto qualcosa e mi stai prendendo in giro o realmente hai abbassato il microfono. No, adesso veramente ho abbassato il microfono. Oh ragazzi, c'era una cosa che intanto che carichiamo vi racconto, no? Io e mio papà andavamo a fare i service audio dei gruppi, quindi ogni giorno un palco diverso, vabbè, la strumentazione era nostra di proprietà, quindi era sempre quello. E niente, praticamente beccavamo quelli un po' stronzi, no? Perché c'è sempre quello che pensa di essere chissà chi e che la nostra attrezzatura faceva sempre schifo, no?
che poi non era vero perché era tutta roba JBL, Shure, Sennheiser, roba che costava anche un botto di soldi, no raga? Però sai, becchi quello che è un po' stronzetto con la puzza sotto il naso e non andava mai bene niente, no? Ma praticamente cosa faceva mio padre quando trovavamo questa gente? Faceva finta di fare le cose, perché loro erano solo dei rompiballe che volevano farci far lavorare, che volevano far vedere il tecnico che continuava a stargli dietro, no? Tipo dei signorini, e mio padre faceva le cose finte. Quindi per quello che ti ho detto adesso, ma l'hai fatto veramente Loki o no? Perché poi la gente vedeva mio padre che si alzava, si muoveva i potenziometri o i V-meter, no? Faceva finta di far qualcosa e loro poi ti dicevano no, così va bene, no? Mio papà si girava verso di me e fa ma sto scemonito, cioè non ho fatto niente, adesso va bene. Cioè la mente gli diceva che lui aveva spostato, quindi andava bene, ma in realtà non aveva fatto nulla, capisci? Incredibile. Sì, no, ma sai quante volte? Infatti io lo guardavo ultimamente, non gli dicevo neanche più niente a mio papà perché si faceva troppo a ridere. Lo guardavo, capivo già che faceva le cose finte, no? Ragazzi, con che macchina corriamo? Io con l'auto da drift. Vabbè, tu fai pure con l'auto da drift. Ci facciamo... Sì, Giulia, è bellissimo proprio. Ormai c'era una complicità e mio padre è incredibile. Capivamo già come poter fregare la gente. Era incredibile. È proprio una questione mentale, ragazzi. Non è che lo facevano. Loro volevano che... stavamo dietro di loro perché noi eravamo, sai, loro erano tutto sto gran gruppone e noi eravamo a lavorare per loro, no? E allora bastava che ci muovavamo, facevamo le cose, ma in realtà non si faceva nulla e loro, a loro andava bene. Poi alla fine ci ringraziavano, grazie mille, sei stato gentilissimo, visto le correzioni che hai fatto, come ti abbiamo detto noi di fare, erano giuste. E mio padre diceva, sì, no, guarda, infatti vi ringrazio perché... senza le vostre correzioni, sai, non sono io come siete voi, tutte le cose, tutte le scuse, no, Andrea? Cioè, nel senso, no? sai, non è che siamo i vostri fonici sempre, quindi non so i vostri preferenze sul suono come sono. No, sei stato bravissimo. Poi ci guardavamo dopo quando smontavamo le cose sul furgone e ci mettavamo a ridere, che rincoglioniti. Sì, ma sai quanto ridere? Ma no, perché la mente, non era neanche colpa loro, era la mente, capito? Loro dicevano sono lì per me, devi fare le cose, non che stai lì, anche se va tutto bene, se un fonico è bravo, vi spiego una cosa, ragazzi, non è che uno deve star lì tutta la sera a sistemare i suoni, perché? Perché tu fai il check sound quando fanno i concerti, il check sound serve per mettere a posto i suoni fuori, che poi cambiano in base all'ambiente, alla temperatura, all'umidità, cambiano perché i cartoni delle casse, anche quelli che andate nei concerti grossi, sono tutti di cartoni, ok? È carta proprio. E quindi con l'umidità si raffreddano, si bagnano e cambia proprio anche il volume e cambia anche il timbro dei suoni. Ciao Charles, sto spiegando agli amici quando andavo io a suonare. Ciao. Online con gente a caso, ti dico la verità, anche no, player, perché l'ho fatta prima e l'ho fatta anche ieri, l'altro ieri, è un disastro, ti vengono addosso e ti fanno passare la voglia di correre. Stasera la faccio con gli amici e quelli a caso devo farle per fare il platino. Sì. No, devo fare per forza Loki, perché l'unico trofeo che mi manca è quello delle 50 gare online, poi voglio platinarlo, capito? Quindi devo fare le gare per forza. Ciao Charles, cosa? Ciao, dove andiamo? Infatti quello che ho chiesto, io sto correndo con la Ferrari. La Ferrari che cos'è? Ma sì, ma tanto giochiamo per divertirsi. GR3? Ok, allora se la Ferrari GR3, GR3. Anche se comunque la Ferrari non è che mi piace tantissimo, vi dico la verità. Ma no, non perché è la macchina più bella del mondo, ma... No, è GR3. No, aspetta che la cambio. GR1, aspetta un attimo. Dai, allora corro con la Toyota. Quella ibrida del 21? Collega mia. Ma c'hai il sapone sotto le ruote. Hai ragione. Sapone sotto le ruote. Allora, no, facciamo con quella che abbiamo fatto l'altra volta, no? La Toyota ibrida del 2021? Io la devo fare la libera, cioè quella che stai aiutando prima.
Ah, io questa non è la livrea nostra, questa è quella della Gazzo, Gazzo Racing. Ah, questa è la Gazzo. Ah, ok. Ce l'avete? Se no corriamo con quell'altra, eh. Con quella vecchia, eh. Non ce l'ho, aspetta, questa nuova. Questa ce l'avevi tu, Charger, mica quella da 3 milioni? No, domani che porti live Formula 1. Sì, 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 amica mia. Domani pomeriggio Formula 1. Anche se non c'è la gara. Sì, sì, sì. Pomeriggio, anche per, se non c'è la gara voglio portare il Formula 1, è un po' che non lo porto. Poi volevo provare. E forse domani sera Gran Turismo, però non lo so perché torna Carla dal Veneto e se sono troppo stanco magari faccio solo la live del pomeriggio, ragazzi. Perché farne due è veramente tosta, eh. Sembra di no, ma è... infatti oggi non ce l'ho fatta. E io volevo fare invece delle live diverse, ragazzi, con la Xbox Series X e facevo decidere a voi il gioco da fare. Quindi non è una serata tutta con un gioco, ma si fa più giochi, no? Forza. Però il problema è che non riesco a farlo funzionare. Anche Forza Horizon. Non riesco a farlo funzionare, non mi va l'audio su OBS. Anche stamattina ho provato a farlo e non va. Lord, non è che è fallita la cosa, nel senso devo solo configurare OBS, ma sto pensando che abbia un problema, sinceramente. Devo disinstallarlo, configurarlo, far tutto il procedimento da capo. Quindi ci metterò un po', sinceramente, perché... sì, secondo me sì, perché... O è il gatto che si è rotta... Perché funziona tutto, l'audio, il microfono, però non c'è l'audio di gioco. E sapete benissimo, ragazzi, che senza l'audio di gioco non è bello giocare a niente. Cioè, nel senso, cos'è che giochi senza l'audio di gioco? Cioè? Amico mio? Loki ti sente, sì, ha risposto. Paura è che scrivevo parolacce. Ma dove? Dove hai scritto le parolacce? Sì, 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 sì. Fammi fare un tempo però prima, Giulio. Ah, sì, sì, beh, ho capito anche se non lo scrivi. Anche perché ci sono un sacco di giochi, ragazzi, sul pass, eh. C'è Peppa Pig, c'è Papa Troll. No, Peppa Pig, Peppa Pig, no. Sì, Peppa Pig è il primo che voglio fare. È bellissimo. No, c'è anche il gioco, quello che bisogna lavare i furgoni. C'è un gioco che bisogna lavare i furgoni, le cose. Beh, amico mio, no, Peppa Pig lo devo alla Horde, no. Lo devo alla Horde. Mi ha chiesto di fare Peppa Pig, che non ho il coraggio da streamer di portare Peppa Pig, io lo devo portare, ormai è diventata un... giocheremo anche a Forza Horizon, però devo portare anche Peppa Pig, amico mio. L'ho promesso alla Horde. Sì, è vero. È vero, Kevin, un sacco di giochi horror. A me... non piace tantissimo, ti dico la verità, perché mi mettono un po' d'ansia. Se sono fatti bene i giochi horror... È vero, Lord. Vedi, lo faccio per te, Lord. Tanto sono per certo, certo. Se funziona... Allora, Forza Horizon andrà a scatti, te lo dico. Perché riesco a fare la live con giochi che non sono così di guida, con 60 frame rotti. Purtroppo il computer non lo posso cambiare, quindi non ho sistemato la situazione. Però lo faccio con lo schermo piccolo e si può fare lo stesso. Per quello che volevo fare quel formato di fare più giochi, non solo uno, capito, Marco? Perché anche se magari fa un po' schifo che scatta un po', io faccio, non so, una mezz'oretta e poi cambio gioco. Unreal Engine 5, minchia, bella. Kevin è sempre sul pezzo, grande amico mio. Ok, non so se Andrea c'è nella chat o nel party, comunque... Sì, ti sto ascoltando. Guarda una cosa, se hai tempo un attimo, guarda quando sto correndo, se ogni tanto mi si accende l'ABS mentre accelero, perché sto appoggiando appena appena il piede sul pedale
e non vorrei che mi fa la stessa cosa di prima, che frena perché c'ho il piede appoggiato, e per quello che prima non riuscivo a fare il tempo. Aspetta, perché io non riesco a notare. Non stavo neanche accelerando adesso. Non è che hai cambiato qualcosa nella zona morta del pedale? No, non ho fatto il calibra, almeno spero. Hai visto che non accelerava? Solo che mi ero accorto una volta che quando faceva così si accendeva la spia dell'ABS. Ok? La spia dell'ABS si accende anche quando fa il TCS ogni tanto, però su un pezzo dritto no. Perché l'ABS serve per non far inchiodare le gomme. Non so, ogni tanto mi fa un'accelerazione brutta. Non vorrei che sia il pedale un po'... Che Carla gli ha dato di quelle rasegnate, cazzarola, ogni tanto gli dà di quelle picchiate dentro. Va bene, dai, pedale. Sì, praticamente sì. Cazzo, va giù, ragazzi, ma è plastica, plastica dura, ma non è come quella della macchina di ferro. Cioè, ma non... 923 per la plastica. Eh sì, c'è il Fanatec che mi sembra che è alluminio. Però bisogna spendere 1000 euro, ragazzi. 1000 euro. Che cosa? La pedaliera del P923 è alluminio. Sì, penso di sì. Beh, però c'è anche della plastica. Non so adesso quale che parte è di alluminio e quella di plastica. Però la pedaliera è fighissima. Non so, magari il pedale in se stesso l'hanno fatto di alluminio e poi dopo i supporti dentro che tengono tutto l'ambaradame di plastica dura e ti si sbinchia un po' se smartelli dentro mica male, magari ti fa perdere un po'. Cioè io ho visto che vendono, non so se me l'ha detto qualcuno, credo che me l'abbia detto qualcuno, che vendono il coso del freno graduale lì, più figo, proprio per il volante nostro. C'era nella live qualcuno che me l'ha detto, vero Loki? Vertex forse? L'amico Vertex o qualcuno di quelli che vanno forte vendono a 80 euro vendono a 80 euro proprio il pezzo di ricambio del pedale, del freno, sai, l'interruttore proprio con la molla e tutto, capisci? Dai, se mi verrà in mente di fare delle competizioni di serie magari ce li posso pure spendere. Caspita, allora io il sogno mio sarebbe comprare il Fanatec, ma non è tanto perché mi serve, perché già Logitech G923, ragazzi, è fantastico, anche il G29 è fantastico, è per avere quello sfizio, perché sai, dici, minchia, Fanatec, tanta roba, no? E poi l'ho provato da mio cugino, vi dico la verità, che proprio in mano è tutto un altro volante e costa anche il doppio, quindi eh sì amico mio. Che cosa hai? No, lui non ha, allora io voglio comprare il DD Pro, che è quello che ha fatto per la Play e costa un po' meno. Lui gli hanno dato, perché mio cugino fa eSport, quindi gli hanno dato gli sponsor, adesso non mi ricordo qual è, quello che c'ha il motore, compri il volante, tutto a pezzi. Sì. Certo. Non mi ricordo il modello, ma non è in ingranaggi come il nostro. No, è quello, è uno penso da 1300, 1400, 1500 anche. È quello che c'ha il volante da 300-400 euro, l'ho visto poi dopo. Sì. CLS Podium, potrebbe essere. No, quello è... Allora, ti dico la verità, l'ho provato, è qualcosa di eccezionale, ma non ha senso. Un DD Pro che sei sulle 800 euro, 750, non ha senso neanche lui, ma ha un po' più senso di quell'altro. Perché là è proprio... Lui fa sport, cioè ragazzi, chi fa sport è il lavoro, è come se tu vai sul trattore o sulla ruspa, e anche tu quando vai sulla ruspa, amico mio Charter, il tuo capo o chi per essi ha comprato la ruspa l'ha pagata 50.000 euro, cioè capisci quello che voglio dire, no? Sì. Solo per giocare non ha senso. Andando avanti, troppo facile. Ma per fare una garetta così tra amici non ha neanche senso comprarlo. Diciamo che io col canale, con uno sfizio che vorrei farmi, se riesco a vendere magari il G923, qualche soldino da Twitch, una roba in altra, capito? Riesco magari anche a comprarlo, sarebbe un sogno per me il DD Pro, capito? Perché è comunque un volante fatto con gli stracazzi. Sì.
Ma io ce li ho, ma fa troppo caldo adesso. C'ho quelli di mio figlio che faceva ciclismo. Cioè, facevo anche con le calzine. Sì, bravo. Sì, bravissimo. Mio figlio Leonardo faceva bicicross. Era anche bravo, tra l'altro. Sì, fighissimo, c'ho delle foto pazzesche. Dopo è arrivato il Covid, ho fatto un bordello, perché tu pensa, io posso capire tutto, ma erano 10 ragazzini in bicicletta, uno che poteva essere distanziato di 800 metri uno dall'altro, ma hanno chiuso anche le scuole di bicicletta per il Covid e hanno fatto su un disastro, perché poi l'hanno riaperto dopo 2 anni, era già ingrassato mio figlio, bordello, non ho detto no papà, non ci vado più. Ma era veramente bravo Leonardo, senza paura proprio. Sì, no, ma adesso non vuole più in bicicletta, gli è venuta un po' di paura forse, non ho capito, dovevo fare, adesso fa nuoto. Bisogna riportarlo, riabituarsi. Motocross è dura, eh? E non lo so, Kevin. Motocross, amico mio, ti spacchi, eh. La motocross può anche essere il più bravo del mondo, basta che fai una curva di distratto o ti cade male perché la moto va, non deve andare come deve andare, ti spacchi, eh. Un salto, lì ci sono tanti di quei salti. Tu pensa che dove abbia... Ah, faceva quello lì acrobatico. Sì. Tu calcola che qui dove abito io c'è sia la pista di fast cross che c'era anche la pista del mondiale di motocross che ci andava mio zio a fare le salamelle. Ce l'avevo proprio qui al mio paese. Era una pista spettacolare, c'era il mondiale, veniva Cairoli, no aspetta, veniva Alex Puzzard, tutti quelli di una volta, no? Adesso non mi ricordo neanche più, no, Cairoli di adesso, scusate, ho sbagliato io. Alex Puzzard e tutti gli altri, no? Quelli di una volta. E c'erano 3 giorni di gare qui e si riempiva il paese di macchine, una cosa impressionante. Noi che eravamo del paese entravamo gratis. Quindi mi sono fatto, penso, 5, 6, 7 anni di mondiali di motocross e ti devo dire la verità, fantastico, il motocross è bellissimo. Da un punto della pista puoi vedere anche 3-4 corsie, 4 curve, non so, su e giù, è bellissimo anche da vedere proprio quando ci vai, però si è spaccata tanta di quella gente, amico mio, che c'erano le ambulanze qui che andavano e venivano. E ti credo, erano professionisti, ok? Sì. Tu vai a vedere, dimmi, scusa, poi parla c'è Marco. Parla Marchino, scusa. Ah sì, aspetta un secondo che faccio un paio di giri ancora, poi partiamo con la gara. E ragazzi, potete andare a vedere anche la pista di Malpensa, si chiama. Quindi se andate a vedere su internet motocross Malpensa, vedete la pista che c'ho vicino a casa mia. Ed è molto bella, tra l'altro. Tipo... Ah, Malpensa? Ah, vedi? Io abito qua, eh. Oh, so che pista è, minchia, fa paura dall'alto, eh. Io quando ci sono andato dentro, ragazzi, dalla punta in alto andare giù ti caghi addosso, ma davvero nel vero senso della parola, eh. E questi vanno giù a 70, 80, 100 all'ora. Ma guarda, ti dico che sono fatto in questo modo, che ma... A 21 forse, no? A 17? Qui la patente è l'auto potente. Figo, ragazzi. Allora, le moto, le macchine è bello, Le moto, le macchine è bello, però si rischia sempre. Bisogna davvero stare attenti. Anche le gare di macchine, noi adesso le vediamo, non ci sono tanti morti, tante cose. Ma ragazzi, ma si rischia, eh? Anche il rally, sai quanta gente finisce giù dalle scarpate?
Carla, l'ha visto. Sì, madonna, gli è andata bene, eh. Si è incastrato anche in mezzo al carrello, gli è incastrato, Se non era per l'alo era andato, una volta era andato con un incidente del genere. Ah, ma perché l'incidente? C'è la barella, sì. Grande Giulia, comunque ho mangiato mozzarella. Ah no, che cazzo ho mandato stasera? Aspetta Giulia, scusami. Allora, no, mia mamma ha fatto tipo, visto che siamo solo io e mia mamma, ha fatto riso in bianco, tipo cinese abbiamo mangiato. Poi il tonno, il filetto di tonno e la mozzarella con l'insalata, pomodori. Oh, l'occhi mi passa, grandissimo. Sì, infatti. E i cetrioli, ecco Giulia, scusa, mi mancava solo il cetrioli. Peccato. Sì, no, mi sta dando... Tu cosa hai mangiato, amica mia? Mi sta dando paga, non so come fa, sinceramente. Figa. Sta correndo bene l'amico Locchi. Al primo settore del mondo, buono. Ma l'Urburi vedi che io e Andrea devi perseverare, devi capire la pista e la macchina. Ma con che macchina? Al secondo settore ho passato di 50. Allora ragazzi, io ho visto adesso in questo momento che stavo accelerando, la macchina non andava però, eh. Devo capire che cos'è. No, ma fa così, non vorrei che sia il pedale davvero, che io rido scherzo, ma qui il pedale è andato, perché non lo fa sempre. Adesso ho tolto proprio il piede dal pedale, ti sono dietro, sono praticamente attaccato che ti sto anche prendendo. Non vorrei che sia proprio, se appoggio, scusami Loki, ti ho preso? Cioè, adesso sì però. Ti ho preso Loki, no, adesso sì. Bella lì. Scusa. No, ma è Giulia, no, te l'avevo preso, no, adesso sì però, è ribaltato dentro nel foso, poverino. Pasta al fumè che ha fatto la sorella di Giulia col pollo, patate, raga, minchia, mangiate del brutto, bella lì. Hai ragione, da canna, no, dalla sorellina di Giulia, grande. Vabbè, Charles è comunque non è che ti fa tanto. Cazzarola! Dai. C'è qualcosa che non va in questa automobile. raga, in questa automobile. Chi è questo qua? Ancora te! E allora! Ancora insisti! Ancora insisti! Ciao Andrea, te ne vai? No, ok. Grande. Ciao bello, ciao Andrea, ciao, grazie di tutto, grazie della sub, amico mio, grazie, ciao bello, grandissimo. Ciao Andrea. Grande Andrea! Cosa scritto? Che rimane comunque dentro in chat con le cuffie, grandissimo. Andrea. Rimane con noi. Bravo Andrea. Rimani con i tuoi amici, abbiamo chat family. L'ho chiamata la chat family la nostra, ragazzi.
Bella? Vi piace? Ah, scrivi poi i colori e quello che deve scrivere, eh? Così ti fa la mega livrea, amico. Ce l'ho la guida, Qui. Guarda chi l'ha abbassato. Ma no. Dai! E che cacchio, scusa, è ora che Marco Drams a correre, ragazzi, no? Sembra sempre che arriva ultimo. Ho fatto 39. Fischia, ma sto correndo come un pazzo. E ancora meglio adesso. Eh sì, chat family, l'ho chiamata così. Da oggi in poi la chiamiamo così la nostra chat, la Giulia. La chat family. Inglese, perché sai, fa figo. Inglese. Family friendly, figo inglese. Chat famiglia è un po' troppo italianozzo, quindi chat family, vi piace? No. Ho peggiorato ragazzi. Io secondo te. Brava, chat family, Giuni. Proprio così. Io giro con quelle da bagnato. Scusate ragazzi, orla. Quelle da bagnato. Come da bagnato? Infatti non è possibile. Ti immagini? Se non vero puoi dire è bellissima questa raga. No, sto correndo con le rosse. Vai, via. Dai, io sono. Sei tu che sbagli con le medie, dovevi venire con la rossa. Poi cambio automatico, manuale. Come mai il cambio automatico? L'ho cambiato. Ah, ok. Cosa? Il magna ci sta sempre. Hai ragione. La livrea devo fare la fase di progetto. Perché prendo a dischi dell'auto invece di... C'è stato largo, così non ci branchiamo dentro, Vai. Toyota Gazzo. Pietro, si stanno sportellando. Madonna. Che caldo, Giulia. Incredibile. Ho fatto la doccia prima di fare la live, devo farne un'altra perché sono già pezzato. E ho due ventilatori puntati addosso, Due ventilatori puntati addosso, Giulia. Bella. Sì. Poi ti faccio la foto e la metto su Discord. Due ventilatori. E sto morendo, No, io sto male col condizionatore. Anche quando vado in macchina che tengo l'aria condizionata, dopo mi viene subito la cervicale forte. Cervicale forte non riesco a far niente, purtroppo così. Quando vado da mia sorella, che lei c'ha i condizionatori in tutte le stanze, vengo a casa dopo due giorni, che infatti per quello che è andata Carla, vedi che è andata via Carla e i miei figli, io non sono andato da mia sorella, poi sto male, allora ho detto sto a casa, gioco, faccio le live, lasciatemi a casa. Sì, no, in Veneto è una cosa assurda, In Veneto fa ancora più caldo, è ancora più assurdo perché lasciano i campi e mamma mia, butta un'umidità incredibile proprio, una cosa insopportabile. Ho
Invece Maurizio, l'amico Maurizio, Moritz Gamer, ragazzi, è preso tantissimo, oltre il suo ristorante ha aperto anche la discoteca all'aperto, quindi ragazzi torna a casa alle 4 di notte e alle 7 si sveglia, ragazzi, io non so come fa l'amico Moritz. No, no, non lo so, non lo so. Non so davvero, grandissimo Maurizio. Sì, sì, sì. Beh, però lui va a letto alle 4 e si alza alle 7, amico mio, alle 4 di notte, Cacchio. Perché adesso, oltre il mangiare, alle 1 mi sembra, finisce di far da mangiare e fa discoteca fino alle 3, alle 4, no? Però alle 7, alle 8 si deve svegliare per andare a prendere la roba da mangiare e preparare. Poverino. Io alle 6.20 mi alzo, ragazzi, sempre. Devo fare la mia colazione con calma, devo guardarmi le mie cose, magari vado a vedere sullo store prima di andare via se c'è qualche gioco da comprare. Poi vado al lavoro con calma. Adesso fare la tacchia alla mano. Oggi comunque ho fatto vedere il mio amico Mino che suonava con me, suoniamo ancora però vabbè pochissimo, e il basso, lui suonava il basso nei miei gruppi, ci conosciamo ormai da 30 anni, sì, 30, no forse anche di più, avevamo 8 anni avevo io. E praticamente ragazzi oggi è venuto a trovarmi, gli ho detto di fare il canale YouTube, che se lo farà poi dopo gli dico di passare dentro che ci iscriviamo. Gli diamo una mano a salire, lui è bravissimo, fa tutti i pezzi dei Pink Floyd a memoria, proprio col solo di chitarra, basso, è veramente bravo nella musica. E oggi l'ho fatto provare il volante, ragazzi, si è innamorato, si è innamorato. Doveva stare qui una mezz'oretta, poi è stato qui anche lui un bel due ore a chiacchierare e a giocare col volante. Quindi il volante è veramente una cosa figa, ragazzi. Sì, sì, sì. Allora, il mio amico Massimo, quando era venuto qua, doveva venire così è venuto a trovarmi, a chiacchierare una mezz'oretta. Marco è rimasto qua due ore, la moglie l'ha chiamato, ma dove sei? Siamo qui, ti stiamo aspettando, che dobbiamo mangiare, era qui a giocare col volante, lui no! E poi l'ha comprato, ha ordinato su Amazon, ha comprato il G923, il Gran Turismo 7, ha comprato anche il supporto, quello col volante, con il col sedile però, quello fighissimo. Sì, sì, beh, ma tanto vabbè, lui è muratore, la ditta è sua, quindi ce li ha, non è un problema. Non è un problema il mio amico Massimo, però gli ho fatto talmente venir voglia Marco che poi è andato a casa, se l'è comprato. 3 giorni dopo mi ha mandato la foto col volante e tutto quanto in sala, poi tra l'altro che la moglie non voleva. Sì, no, poi non ha tempo per giocare, purtroppo lavora sempre, quindi. Però diciamo che gli ho dato, lui ha tutte le console, ma tutte perché le colleziona, anche non le accende mai magari la Sega, Mega Drive, Master System, tutto. Sì, sì, sono un tentatore, vedi Lord? Ci avevo anche da farti vedere un altro gioco, amico mio. Ah, da comprare, eh? Dopo te lo farò vedere. Okay, tra l'altro ragazzi faccio venire voglia anche alla gente di fare gli streamer, perché già 4-5 amici che da quando hanno visto me poi li porto dentro, ridono, scherzano, li faccio vedere, fanno anche gli streamer, quindi incito, sarei un bravo venditore secondo me, dovrei fare il venditore del folletto. Ragazzi, volete comprare un folletto? No, incominciamo, dai, incominciamo stasera, vendo folletti. Giulia? Vendo il folletto, volete un folletto? Oh, grazie Giulio. Io sto sempre cercando in giro comunque quelli che fanno le magliette o i cappellini e le cose a poco, ragazzi, ma è un disastro, è un disastro. Quando troverò magliette e cappellini a poco, ragazzi, poi dopo di default dovrò regalare le magliette a chi le ho promesse e le altre le vendiamo, così almeno facciamo un po' di soldini per comprare il DD Pro. A me non mi dava anche il sito.
La devo dare. Ciao amici e amiche, siamo online con gli amici di Twitch, con il grandissimo maestro livreatore Sharder Design e il mitico maestro driftatore Loki, e Marco Drums vince il gran premio di non so che pista è 2022. Get King's Glen, minchia raga, Get King's Cat, Cat King's Glen International. Scrivi. Ah, l'hai comprato oggi? Non ce l'avevi tu il furgoncino? No, aspetta, che uscivo. Ah, perché sono quelli. Quelle cose speciali? Auto usato. Ah, ne l'ho usato. Facciamo un'altra, sempre con queste macchine, devo andare a la. Devo cambiare. Davvero? Oh, Andrea dice che se leggiamo il tracciato di questa storia, la storia di questo tracciato è una figata. Perché cosa hanno fatto? Qualcosa di strafigo, di particolare? Ma possiamo rifarla anche subito un'altra, ragazzi, nel senso senza uscire, se vi va. Che finimondo per un capello biondo che stava. Ah, rifacciamo sempre con cambiamo auto. Proprio su di me. Cos'è che è? Come passava un treno in mezzo? E l'hanno tolto? Io ho preso il giro. Ah, cambiamo le macchine? Passava il treno in mezzo al tracciato. Sì, passava un treno in mezzo al tracciato, ragazzi. No, dai. Vale. Se, ce l'abbiamo tutti e tre la McLaren P1, che c'è la livrea fighissima, volevo farla vedere ai ragazzi. Ce l'hai, Loki? No? Sì. Hai una macchina... La GT3, dai, per Andrea, sì, ci sto. Ci sto, guarda, per te Andrea, corro con la M6, che poi tra l'altro dovrei anche correre con la M6 così imparo a guidarla, sinceramente, così magari per fare il Nürburgring... Esatto Andrea, e infatti così ce l'abbiamo tutti e tre. Con la livrea del team, tra l'altro, è grandissimo, grandissimo Charger. Eh sì, allora questa macchina bisogna capirla, bisogna capirla un po'. È un po' come le donne, bisogna capirle, ragazzi. Eh sì, questo è un trauma. Anche se comunque vi devo dire la verità, rispetto a come le prendevo prima le BMW, adesso che l'ho usata parecchio sul Nürburgring mi piace molto di più. Sì, esatto Giulia. Sì, la Safety è bellissima, è vero. Non ci abbiamo ancora corso, Gran gnocca la M6, esatto. Gran gnocca la M6 è bellissima. Senti, guarda, Devo farla. Bellissima proprio. Pure voi uomini, di brutto, amica mia. Ma non credo che ci voglia tanto per capire un uomo. Allora, gli dai una PlayStation, una birra e il sabato sul divano, penso che il 70% degli uomini li hai convinti, basta, sono già tutti a posto. Gli altri invece devi magari una vacanza, poi vabbè, sai, quelli palestrati, insomma, poi ognuno ha le sue, però. Quale adesivo? Ho trovato un adesivo figo? Quello. Adesso vado a vederlo.
E bravo, bravo, si può anche stare, si può anche stare. Beh, ognuno nella vita fa quello che vuole, basta non scassare la minchia agli altri, io dico sempre questo. Sì, l'ho già installato, però devo vedere un attimo il palinsesto qua, perché devo capire tante cose. Come ti dicevo l'altra volta, Loki è un casino. No, 6.52, Andrea, mi stai umiliando in live, stai calmo, di che hai fatto 8.92 col pad e che non riesci più a fare il tempo, dai, ti prego, almeno dillo per finta. Che non riesco a farlo più di oro, di bronzo. Andrea è bravo, raga, eh. Tra l'altro ieri era anche entrato Vertex, stasera non l'ho sentito l'amico Vertex, eh. Qui c'è una bella sfida, ragazzi, tra di noi, pulita. Non ho capito, scusami. Ah, secondo me è vedo che è tra Vertex e Andrea? Sì, assolutamente, sono bravissimi. Tra proprio. Me Sharder o tra te? No, tu sei più bravo come Sharder. Io ragazzi, ci sono delle piste che vado forte, altre che sono un po' a pista e a macchina io. Ci sono quelle che riesco ad andare forte, altre che non ce la faccio. Spavato. 6.37, tu l'hai fatta così, cazzeggiando mentre sei in live mia, eh? Bravo, bravo Andrea, mi piace. Però quella di prima non sono riuscito a capire dove migliorarmi, sinceramente, quella pista, quel pezzettino lì. Però ti dico una cosa, Andrea, quel pezzo lì con la BMW c'era anche nelle sfide della patente, ragazzi. Vi ricordate le sfide della patente, anche voi, te, Charles e Loki? C'era quel pezzo lì. No, c'era, aspetta. La Mercedes. Ci ho messo 3 ore a farlo. Sì, ragazzi, quello era tosto. È lo stesso pezzo, eh. È solo che c'è un pezzo in più rispetto a quello della Mercedes, se non sbaglio, eh. Oppure è proprio uguale. No, forse era proprio uguale. Era proprio uguale, tutto il pezzo lì era. Sì, no, era uguale. Solo con la Mercedes. Io vi dico la verità, pensavo di aver fatto il mio top. Facendo tutte le patenti, l'ultima sfida con quella macchina, con quella Porsche lì, che è davvero sul bagnato. Mamma mia, quella mi ha tirato scemo davvero. Mamma mia. Credevo che era la sfida più difficile, invece l'amico Andrea è riuscito a trovarmi un'altra più difficile. È la sfida, ma è giusto anche che sia così, sinceramente. Io ho visto parecchia gente, Loki, che ha mollato ormai sto gioco, no? Che si è un po' rotta le scatole, perché una volta che fai tutto e magari. No, non ho capito, scusa, cosa hai detto. Scusami, sono io proprio che non ti capisco. Gran Turismo? Cioè, da Gran Turismo infatti sono passato a. Ah, ok, non capivo quello che dicevi in mezzo. Allora, diciamo che la verità, uno che gioca tutti i giorni sempre con lo stesso gioco, io non sono quel tipo di gente, nel senso, c'è anche gente che gioca... dai, ogni tanto bisogna cambiare, perché sennò che palle. Capito. Allora, io ti dico la verità, all'inizio facevo tutti i giorni proprio Gran Turismo, perché sinceramente avevo talmente tante cose da fare. Mi piaceva che ho creato la mia fanbase, tutti voi che entravate dentro, quindi... Mi piaceva anche il gioco perché si è formato il gruppo che siamo adesso, no? Quindi alla fine della fiera non era solo il gioco, ma era anche l'amicizia con voi e tutto. Però mi piaceva tanto. Adesso sono arrivato ad avere quasi tutte le macchine. Sono arrivato ad aver fatto quasi tutto il gioco completo, l'ho quasi platinato. Online, quando vai con la gente, lo sapete anche voi che il tre quarti delle volte ti sportellano e arrivi ultimo. Oppure il primo fa un secondo, un minuto e tu fai un minuto e 40, tipo, non so, volano. Ok, quindi è una cosa veramente impressionante andare online. E niente, allora un po' ti perde la voglia, no? Anche comunque se andate online con Formula 1, ragazzi, vi fa perdere la voglia. Oh, ciao Lord, amico mio!
Lord. Buonanotte amico, buonanotte Lord, grazie di essere venuto e di essere passato. Ah, buonanotte Lord amico mio, buonanotte mio Lordino, fai tanti sogni d'oro con le mucche che saltano sul fosso. Ah, non mi veniva niente di meglio ragazzi, scusate. Esatto, non mi veniva niente. Oppure la Giulia. Na 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 na. Salta il fosso e le stelline per noi. Giulia, Giulia. Vedi che anche Kevin dice che ci ha perso un po' la voglia. Ok, adesso non dormirà più Lord. Dai, rimani con noi allora. Ciao Giulia, ciao amica mia, grazie di essere passati e di aver moderato. Dai. Ciao Giulia, ciao Lord, buonanotte amici. Ci vediamo domani pomeriggio. Domani pomeriggio alle 3 faccio senz'altro una live fighissima di Formula 1. Alla sera non so dirvelo perché probabilmente torna Carla e voglio stare un po' con loro. Vi voglio bene a tutti, anche noi. Dai, chat family, buonanotte chat family. Bye bye, guys. In inglese. Buenas noches. Aspetta, in portoghese come si dice? Visto che ti piace Giulia, le canzoncine che faccio. Oh, grazie. Buona noite. In portoghese. Buona noite. Una roba del genere. Non è che sono proprio bravissimo, è che lo capisco, ma. E vedi anche l'amico Kevin ha detto che si è un po' rotto le scatole del Gran Turismo. Io vi dico la verità, mi piace davvero tanto il modo di guida che ha questo gioco. Poi con le mega livree che fa l'amico Sharder diventa ancora tutto più bello perché è personalizzato, no? E quindi oltre a entrare dentro e correre in macchina c'è anche le livree che vedono gli altri ed è una cosa fighissima. E poi mi piace proprio il gameplay del gioco. Però fare un giorno uno, un giorno l'altro, sì, assolutamente sì, perché sennò poi davvero dopo un po' sarebbe troppo sempre uguale, no? È andato lungo te o? No, sono andato lungo io. Ho fatto una curva di merda. È quello. Io poi ragazzi ho preso così lo porto in The Wine Edition sul canale, ho preso God of War, no, Ragnarok. Però so benissimo che chi lo vorrà giocare, poi avete visto che curva di merda Charles che ho fatto. Questo dappertutto. Destra, sinistra, tutti i muri mi sono fatti. E chiaramente chi ci vorrà giocare magari non viene a vedermi in day one, no? Però comunque se non avete intenzione di comprarlo subito, non avete intenzione di comprarlo, ok, porterò God of War Ragnarok a novembre al Day One Edition. E poi anche altri giochi, no? Construction Simulator, sì, l'ho già comprato. Questo lo porto con l'amico Marco, l'ho comprato anche per quello. Sto convincendo Kevin a comprarlo, ma penso che se vede il gameplay si innamorerà anche lui e lo compra. E stiamo aspettando un'altra persona che se vuoi comprarlo tu, Loki, o qualcuno che vuole comprarlo, possiamo giocare perché è da 4 giocatori, 44 col sconto play PS con lo sconto 20 euro ti danno manco Peppa Pig a 20 euro amico mio. 20 euro ti danno penso quei giochi sfigati tutti in 3D. Avvio. Sì. Per me puoi anche avviare perché ho fatto un giro un po' a merdina. Oh, mi sono sbrancato dentro al muro. Chissà come mai. Benissimo. Ultimo? Ah, bellissimo proprio. Bello. Bellissima. Aspetta, usciamo o chiediamo a vedere gli altri il giro degli altri? Vediamo l'amico Sharder. Che è dietro Loki, eh. No bueno amigos. È un gran bel gioco, ma giocare sempre lo stesso. Ah sì, è vero Kevin. Oh Kevin, devi vedere il gameplay, per comprare il Construction Simulator. Dai, grandissimo, ti sto aspettando. Andiamo a costruire case,
l'amico Marco con la ruspa, poi carica il camion, lo guido io il camion, Marco? Imparo io. Dai, mi fai imparare. Vera. Va bene, che lo fai davvero tu. Allora, amico Charles mi farà scuola guida di ruspa, va bene? Bello, bello. Ci sto. Ci stiamo tutti. Non versare la terra lì. Go, 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 go. Che è successo? Oh, Marco Drums è arrivato da dietro. Guarda, dai. Scusate. Non vale. Non do posizione a niente e nessuno. Provate a sfidarmi, a passarmi. Tanto siete dietro, raga. Lo sai che non fai arrivare la curva? Non freno. Avete detto che non freno e sinceramente non ho frenato neanche io, sono andato lungo. Ti becco. Che bella questa M6 comunque. Sto incominciando a apprezzarla. Grazie Andrea che mi ha fatto apprezzare sta macchina. Lampo. Ciao amici e amiche di Twitch. Larga. Come state ragazzi? Un caldo boia, un caldo becco, come dice mia sorella in Veneto. È la più sgravata, nel senso che è la più bella o la più... quella più... No. Ah, la più guidabile, è proprio più bella. Ah, ok. Ah, davvero? Non pensavo. La Ferrari si fa fatica a guidare, ti dico la verità. Anche la Lamborghini è un po' tosta a tenere strada. Andiamo. Sul assetto corsa Lamborghini? Non va. Comunque ce l'abbiamo tutti assetto corsa, ragazzi, se avete fatto plus, potremmo una sera giocare tutti assetto corsa con Andrea, Ciarderino, tutti, ci avete tutti il plus extra o premium, raga? No. Non avete fatto la conversione a pochi soldini? Vado. Potete farla, se fate la conversione magari a 5 euro, 6 euro, 10 euro vi converte tutto in... Oh, chi è questo qua che c'ho di fianco? Ma come si permette? Ma come? Eri distantissimo, come hai fatto? Che trucchi usi? Ah sì, bravo. Con i DLC? Figo i DLC. No, i DLC non ce li ho, Andrea. Io al day one, sì Andrea, al day one. C'è un bordello, Kevin. C'è la GR4, le piste. Saranno
una decina. Oh, grazie! Oh, ci sarà una decina di DLC. Andrea. No, Kevin, scusa. Tutti a pagamento, sì. La versione che ti dà il plus è quella base. C'è anche un sacco di piste, ma ne ha fatte proprio tanti di DLC, Andrea. Scusa Andrea, Kevin, devi cambiare il nick, Andrea. Kevin, mi confondo, raga, scusate. Ah, davvero? Ah, hanno fatto DLC nuovi anche allora. Grande, grande Charles, qui è stata bellissima, eh? Sì, sì, scaricalo. Possiamo farci una bella serata a Sette Corsa. Sì, Kevin. Magari la organizziamo quando giochi tu, eh? Mi fai sapere prima su WhatsApp quando giochi. Grande, qua sei andato a fuoco, eh? Bravo. Minchia, Charles, sei arrivato a fuoco. Come è successo? Perché ti sei girato? Bordo. Eh sì, esattamente. È il Dark Souls dei... In che senso la versione uguale? Sì, è quella a Sette Corsa competizione per PS5. Sì, Loki sta volando, non ha sbagliato però, eh. Sto vedendo come corre, lo sta facendo proprio tutta giusta. Bravo Loki. Sta facendo 1.44 senza sbagliare, quindi... Sì, ma infatti chi se ne frega. Cioè, mi volevo prenderli io sinceramente, poi dopo l'ho mollato lì perché ragazzi c'è tanta roba, Assetto Corsa, ma bisogna proprio giocarci tutti i giorni per andare forte, sennò non è come qua che entri tanto e ce la fai. L'Assetto Corsa proprio se non ti dedichi 100% al gioco non fai niente. Eh sì, online è tanta roba brutta, sì. Online ti sportellano, ti fanno girare come Gigi la trottola. Eccola là, ha fatto lo stesso errore di Charles prima. Va. Andatos. Mega andatos, ragazzi. Basta un errorino stupidino. All'ultimo giro anche, ma dai, Marco Drums Games. Madonna. Ho preso troppo veloce la S, ma quando vai troppo veloce ti può portare anche fuori. Monza c'è anche. C'è Monza, amico mio. Sì, Andrea, mi ricordo perché era figa. È molto più realistico, quindi bisogna anche le penalizzazioni, tutto un po', no? Dopo vai online, la prima curva ti sportellano, fanno giù un bordello, quindi il realismo lo butti nel cesso. Però se giochi da solo contro il computer o comunque per fare i tempi è uno... La curva famosa, sì. Mamma mia, io ho sbagliato, però gli stavo dietro Loki, ma è bravo. È stato proprio bravo Loki perché comunque dava via secondi su secondi, cioè è costante su 2.44 lui.
Proviamo. Figo figata, ragazzi. Ancora non ero iscritto. A che cosa? E per assetti sarà un problema. Per gli assetti devi sapere assettare la macchina o si deve cercare su internet, ma vedi che si fa fatica a cercare gli assetti su internet. Allora io, ragazzi, stacco sinceramente, perché è quasi mezzanotte e anche se non c'è Carla e non c'è nessuno, io sono veramente distrutto. Però voi andate avanti senza problemi, se volete giocare figurati. Allora, no, io ho tolto solo il TC di base. Cambiare pista, Loki. La fa una se vuoi, è Sharderino, cambia la pista, ha detto. Se vuoi una farla con Sharderino te la fa, Ma tipo, che ne so, 5 giri. Che Loki, Loki, ok, dai ragazzi. Brembo. Questo qui è qualcosa della Brembo. Bello, bello, bello. Questo è qualcosa della Brembo, mi piace. Va bene ragazzi, allora Sharder, grazie mille, Loki, grazie mille della compagnia. Grazie Andrea, grandissimo Andrea. Grazie Andrea della Sub, grandissimo, grazie, grazie davvero tanto. Tra l'altro eravamo 11 e adesso è scaduto un altro abbonamento. Porca miseria, questo qua degli abbonamenti è una cosa incredibile. Chissà qual è scaduto l'abbonamento stasera, vabbè. Secondo me fanno anche cose strane. Loki, Loki, conciare. E come si dice? Che figata. Questi sono tutte le mega macchine che ha fatto l'amico Sharder, incredibile, non posso neanche credere che ha fatto tutte queste macchine per me, per Carla e per il team e per Loki e per anche voi. Poi farà anche una mega macchina per l'amico Andrea, grandissimo, grande Sharder. Oh, grazie davvero tantissimo Marco Sharder Design, perché sei veramente bravo, veramente una persona incredibile. Grazie mille, Grazie. Bella, sì. Ormai sei diventato il maestro livreatore, il maestro livreatore. Io sono il maestro streamer e poi ci abbiamo Loki che è il maestro driftatore, perché il drifter qui ormai c'è anche il furgoncino proprio più bello del pianeta, penso che non c'è il furgoncino più bello con la livrea, quindi dovrei farti le foto sì, è bellissimo. Che poi tra l'altro io la lancio lì, ragazzi, ma ne vorrei uno anch'io, io la lancio lì l'idea poi, anche se non drifto, però mi piacerebbe averlo anche a me, ecco, io ho lanciato l'idea. Grande, grandissimo. Dai ragazzi, ci vediamo domani pomeriggio alle ore 15 con Formula 1 22, quindi poi dopo, se vuoi venire a giocare, ragazzi, proviamo a farlo online, se poi non funziona non faccio più l'online, però se ci siete e volete giocare, tranquillamente possiamo fare anche online domani. Ok ragazzi? Okay. Buonanotte a tutti amici miei. Io esco dal party adesso. Ciao ragazzi, ciao. Ciao amici di Twitch. Ciao. Buonanotte a tutti. A domani. Ore 15. Ciao. Allora faccio tanto, accetto tutto. Buonanotte Andrea, buonanotte Kevin, buonanotte a tutti amici e amiche mie, buenas noches a todos mundos, ci vediamo domani ore 15 se ci siete con Formula 1 2022, quindi buonanotte e grazie di essere stati con me, grazie a tutti, ciao ragazzi, a domani.